Taranto è bellissima, se tu giri Taranto è bellissima, ci sono dei luoghi molto belli. Anche guardando l'Ilva da lontano è bellissima. Se vai sulla ringhiera di Taranto Vecchio e vedi da lontano l'Ilva è bellissima. Cioè non ci sono mai entrata, però vedendola da fuori sì, è bella. Mi manca molto perché io quando a volte esco fuori e rientro nella mia città dico ah, ci sono qua adesso. È bella Taranto. Da piccola seguo sempre Heidi, quindi avrei immaginato un posto del genere. Chissà, forse un domani. Più per i giovani d'oggi, per i nostri figli, per i figli futuri che avranno delle giovani coppie più in seguito, più per loro, perché insomma, anche per noi magari più per la vecchiaia, perché forse ti stare un po' meglio, però più per i giovani, che vorremmo dei miglioramenti. Una volta che tu diventi grande, ti sposi, hai dei figli, fai di nuovo la stessa vita che fanno i tuoi genitori, pulire, lavare, stirare, cucinare, tutta roba che si va avanti, bisogna andare avanti, mai indietro, sempre avanti. Mi sento, diciamo, tranquillizzata perché anche se sto vicino al minerale, però è una vita che abito qui. Metto i piedi a terra, sto bene qui. Io quando ero piccola avevo un 3-4 anni, quando i miei genitori mi hanno portato a vivere qui, in via Lisippo. E giocavo dietro alla palazzina con altri bambini. Giustamente qui dove ti appoggi c'è il minerale. Poi crescendo, diciamo, ci siamo abituati a vivere con il minerale. Avevo dei fratelli che lavorano nell'Ilva, adesso sono pensionati, però ci sono i figli dei miei fratelli, i miei nipoti che ci lavorano dentro e stanno dalla mattina fino alla sera a contatto con questo minerale e purtroppo ci si racconta un po' di tutto del minerale. Ma noi non vogliamo, diciamo, che l'Ilva dovrebbe chiudere, almeno che ci sia, diciamo, delle probabilità di sistemazioni per aiutare un po' sia noi che i ragazzi che ci devono lavorare dentro, perché hanno famiglia, giustamente si sentono le morti bianche, eccetera, eccetera, però per noi, diciamo, da vivere qui, oramai ci siamo dentro e viviamo con l'Ilva, ci siamo abituati a vivere con l'Ilva noi. Cioè, succederà, diciamo, una rissa tra di noi, come in altri paesi, come è successo in altri paesi. Con queste diozie dell'Ilva, raffineria e altre cose ci succederà un casino qui. È meglio che non succede mai, se no verrà una guerra. Io sono una donna di quasi 60 anni e quindi posso nel mio piccolo dare testimonianza di quello che ha vissuto Taranto, di quello che ho vissuto io da bambina con quello che stanno vivendo i miei nipotini che hanno uno di 4 e una di 7 e i miei figli nel corso del loro crescere, perché ho 3 ragazze, si sono tutte e 3 diplomate qui a Taranto, naturalmente svolgono un lavoro diverso da quello che era il loro intento. Comunque posso dire
questa che è la nostra città, la città di Taranto è tanto cambiata, io la ricordo quando ero piccola, proprio questa zona dei tamburi che era rinomata per l'aria che era pulita, infatti venivano dal borgo qui ai tamburi per respirare un po' di aria pulita. È vero, abbiamo avuto con l'arrivo dell'Ilva, sì, è vero, è arrivato il benessere, è arrivato il lavoro, perché io ricordo che da piccola tante cose non potevamo permetterci, cioè i nostri genitori non potevano permettersi neanche di comprarci le scarpe, però devo dire una cosa, che la vita era molto ma molto migliore, potevamo giocare all'aria aperta, potevamo giocare per strada tranquillamente, si poteva vivere, ciò che adesso non si può vivere, non si può fare, perché l'aria è inquinata, i nostri bambini hanno detto che il nostro territorio è inquinato, non possono giocare qui negli aiuole, però non fanno niente, si vede che tutto tace. C'è la voglia di fare tanto, come donna, come mamma, come nonna, vorrei fare tanto. Cerco di attivarmi per sensibilizzare anche le altre mamme a darci una mano, a far sì che qualcosa si possa risolvere. Sì, è vero, il lavoro è importante, importante per la famiglia, importante per andare avanti, però si deve anche saper ben coniugare con il convivere bene, con avere la possibilità di vivere, di non avere problemi con giornalieri. Io come donna a casa, per esempio, abbiamo ristrutturato casa da poco, però ci ritroviamo ogni giorno con delle polveri che hanno distrutto le nostre finestre, i nostri pavimenti, le nostre mura. È alla base di tutto questo, di questo inquinamento che ci sta portando a tanti e tanti problemi. Cosa posso dire? L'Ilva, il problema principale è l'Ilva. Ognuno di noi, ogni famiglia comunque ha avuto purtroppo dei grossi problemi con l'Ilva e con il lavoro, perché io posso parlare per la mia famiglia, a me è morto un mio cognato di 42 anni nell'Ilva e abbiamo anche altre persone care che purtroppo hanno perso la vita a causa di questo inquinamento, con dei tumori molto gravi. La mia preoccupazione è questa: i nostri nipoti, i nostri figli, che domani avranno? Questi bambini che stanno qui a giocare in questo prato inquinato, che domani possono avere? Che futuro potranno avere? Nella speranza che tutto questo si risolva, che ci siano persone che si diano da fare per questa città, che è stata ed è una bellissima città che può dare tanto e può rinascere, perché è quella la cosa più importante. E io mi auguro che effettivamente si riesca ad uscirne fuori, e anche compatibilmente con il lavoro, con questa industria che sì che ci ha distrutto, però ci ha anche dato il lavoro, ci ha anche dato la possibilità di andare avanti. Spero che, come tutte le donne e come tutta la città, ci auguriamo che si possano risolvere tutti questi problemi. Thank you.